Wattai a tutti ciurma e benvenuti nei giocherini in questo nuovissimo episodio su Among the Sleep. Vediamo ragazzi se per questo nuovo video riusciamo a raggiungere almeno i 15 like. E purtroppo mi è successa una cosa bruttissima. Ho avviato il gioco ragazzi e mi sono ritrovata esattamente nello stesso punto in cui ho iniziato nello scorso video. Per cui praticamente non so cosa diavolo sia successo al gioco. Spero non si sia buggato il salvataggio da qui in avanti, perché ho dovuto praticamente rifare da sola tutto quello che ho fatto la scorsa volta, perché vi potete immaginare ragazzi il mio attuale stato d'animo dopo aver dovuto giocare praticamente da sola senza manco parlare insieme a voi. Ho già detto tutto, oggi partiamo proprio benissimo ragazzi. A causa di questo purtroppo il tempo a mia disposizione quest'oggi si è pure ridotto, per cui magari non registrerò tantissimo. In ogni caso eccoci qua ritornati. Io non mi ricordo se avevo già inserito l'ultimo pezzo del puzzle, il fatto sta che lo metteremo adesso e vedremo queste radici finalmente ragazzi liberarci la via. Per cui sì, c'ero arrivata qua l'altra volta, ovviamente avevo già inserito il pezzo del puzzle, mi ricordo questo quadro veramente bellissimo. Ok, e mi ricordo l'ingresso di questo posto, per cui non capisco cosa diavolo sia successo sinceramente al salvataggio ragazzi, non ve lo so spiegare, ma sta già arrivando il nostro amico mostro. Perché sta musica non è mai un buon segno, eh. Cioè, allora, mi dovete dare un attimo di respiro, perché non so neanche minimamente dove diavolo siamo e cosa diavolo dovrei fare. Mi sa che quello che ho detto non è servito a tanto, vero? Perché che invece di migliora peggiora. Che rumori, lo sento, lo sento. Dov'è? Uffa, perché non mi lasciate in pace? Mi posso ficcare anche sotto alle librerie. Oh, questa cosa sì che ci piace, eh. Qua sotto sì che siamo al sicuro. Ma che sta succedendo? Oddio, non so perché. No. Mi faresti il grossissimo favore di andartene via? Cioè, sono arrivata qua, non so manco quello che devo fare, già mi perseguiti. Ma che è, sul serio? Cioè, raga, no, che stiamo a far qua? Oh, io veramente non so cos'è che dovremmo fare. Non lo so. Sto continuando ad andare così totalmente alla cieca col mostro praticamente dovunque, a quanto pare, in ogni luogo, in ogni lago, in ogni dove. E con Teddy che non mi dice manco una parola. Tu sia maledetto, Teddy. Rimpiangerai di essere stato dotato di vita. Rimpiangerai. Madonna mia, ma che è sto posto? Ah! No! No, 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 no! Ah! Vattene! Così in se può, raga. Così in se può. Cioè, con questo dovunque. Cioè, ma veramente mi sta da di. Ok, ok, ha girato di là. Ok, ha girato di là. Vediamo se facciamo in tempo ad arrivare da qualche altra parte. Oh Gesù, cosa sono ste luci? Ok, il mostro mi sa che è là sotto, raga. Però, vi ripeto, io non ho la minima idea di cosa devo fare. Non lo so. Non so cosa fare, non so dove andare, per cui totalmente alla cieca mi butto da sta parte, va bene? Mi ci fiondo proprio di qua, oh Gesù, Giuseppe e Maria. Ma si può vivere nel panico così? Cioè, ma veramente? Ma se può, ditemi se si può. Secondo me non si può.
Ok, attraversiamo questo ponticello e vediamo se di qua troviamo scampo o via d'uscita in qualche modo, anche se ho i miei grossi dubbi, sinceramente parlando. Per cui io resterò un attimo nascosta qua sotto. No, ti prego. No, 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 no! No! Vattene via, vattene via! Vattene via! Vattene via, ti prego! Si è dissolto nel nulla. Ok, è dotato del dono dell'ubiquità, cioè mi state dicendo questo, che praticamente può essere veramente dovunque in qualsiasi momento. Questo dovrebbe rincuorarmi? Certo, giocherina, sì, felice. Ok, intanto io continuo ad andare di qua, anche se non ho la minima idea se è di qua che devo andare. Io spero di sì, sinceramente. Sento versi dovunque, raga. Immagino di dover proseguire da sta parte, però non so se buttarmi o no. No, 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 questa musica no. Questa musica no. Vabbè, mi butto. Mi butto, 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 mi butto. Non mi posso riparare qua, non mi posso riparare, non mi posso riparare, non mi posso riparare. Corri, 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 corri. Ok, mi sa che è di qua che devo andare, perché là c'è una sfera, mi sa, di un ricordo, raga, se non sbaglio, Per cui facciamo un bel respiro profondo, e vado! Oh Gesù, non so se ho fatto bene, non so se ho fatto bene, non so se ho fatto bene, non so, non so, no, non è di qua che dovevo andare, davvero? Che palle, che palle, che palle, che palle, che palle, dove caspita devo andare? Ah, di qua, di qua, di qua, ok, là c'è una via aperta, aspettate un secondo. Che controllo se c'è qualche presenza molesta. Vado, vado, seguiamo i libri di Harry Potter, quelli volanti sicuramente. Oddio, raga, pure sta bambina fa dei versi e mi fanno prendere dei colpi allucinanti. Ok, diciamole sì. Ok, mi sa che l'unica vera uscita è quella finestra, se non sbaglio, per cui aspettate un attimo, perché qua c'è un foglio che io prenderò, ovviamente. Mi ha appena salvato la partita. Io vi ripeto, spero che questi salvataggi stiano servendo a qualcosa. Ah no, la via d'uscita è di qua, raga, che c'è una grata. Ok, io vado. Non mi dica che devo spostare. No, porca vacca, devo spostare pure la sedia. Oddio, oddio, perché mi sta battendo il cuore così? Perché mi sta battendo il cuore così? Perché, perché, perché? Ok, su, 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 su. Via. 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 Apri, muoviti! Ok. Next memory. Sì. Sì, Teddy, grazie per avermi ricordato che esisti solo adesso. Okay. Oh, come on. I'm thirsty, said the rabbit. The rabbit cried and cried. She cried so much that her tears filled the bottom of the well. Bella storia. Di un coniglio che piace che piange disperatamente. Una storia meravigliosa a raccontare a una bambina di 2 anni per non farle avere incubi la notte. Ok, mi butto, andiamo, Teddy. Oh, ok. Adesso di regola torneremo alla casetta, quella di marzapane. We're back. Sì, Teddy, sì, siamo tornati. Grazie per la tua magnifica compagnia. Sei veramente un ottimo amico, Teddy. L'amico che tutti sognano, quello che ti guarda le spalle quando sei in pericolo. Vorrei saperlo anch'io. E io no! Io già avevo l'aria triste e disperata, più del mostro. Direte sì, Teddy, dovresti consolare me e non avere compassione per quell'essere che non si capisce cosa diavolo sia. It's going to be so nice when we're through.
play together all the time. Certo, Teddy, certo. Io metto il prossimo ricordo qui, nella macchina magica. Eccolo qua. E lo chiuderò dentro. Ammazza. E girerò la manopola magica. Anche la manopola magica. Sì, eccolo che arriva, Sbang. Eccolo là, andiamo Teddy, sei pronto? Via. Ecco fatto. Sicuro, guarda, infatti mi è venuto a cercare. Tu la vedi da qualche parte? Io no, Teddy. Io no, Teddy. Cosa stai dicendo, Teddy? Non so cosa stai dicendo, però va bene. Questa ninna nanna dovrebbe essere tipo tenera, non so perché, ma a me mi crea angoscia. Me butto, Madonna, come fa sta bambina a non spezzarsi ginocchia e caviglie? Non lo so, sinceramente. Eccoci qua. Per mia immensa gioia sembrerebbe che questi meravigliosi cappotti siano qui. Pronti a farci compagnia. Siete dei maledetti bastardi, lasciatemelo dire. Siete dei maledetti bastardi, vi odio con tutta me stessa. Perché mi dovete fare questo? Io l'avevo detto che avrei avuto un problema con questi cappotti, l'avevo detto, lo sapevo. Il mio sesto senso non sbaglia mai. Ok. Cos'è sto rumore? Chi c'è? Cosa c'è lì? Oh. Andiamo, Teddy? Ah, è un cassetto? Davvero? È un cassetto che cerca di uscire? Ma che meraviglia! E aspetta, come ci arrivo però? Di là? Oh, tutta questa roba nera dovrebbe dirmi qualcosa di bello? Mi state dicendo questo? Davvero? Va bene, allora procedo da quest'altra parte. Sì. Bene. Sì, Teddy, sì, andiamo. Saliamo. C'è un altro cappotto, giusto? Oddio! Sì, ok, eccoci qua. Caro cassetto, sono pronta a liberarti. Stai tranquillo. Eccolo qua. Cosa diavolo sta? Ammazza, queste sono tutte le pecore che conto ogni volta che cerco di dormire. Wow, è una cosa magica, è fantastica. Certo, però non so qui per fare esercizi, insomma. Questa tocca, la regalo, guarda. Oh, qualcuno le è piaciuto. Era una bottiglia di scotch di tanto valore? Non lo sapevo. Non avevo idea. Chiedo scusa. Ok, chiedo umilmente scusa. Ok. Teddy. Oh Gesù. Chi è? Oh, non mi sta a piacere! Non mi sta a piacere, va bene! Va bene! Ok, per qualche recondito motivo entrerò qui. Anche se non è che la cosa sia poi così. Cosa ce l'ho fa con questo? Ma sul serio? Che significa? Oh! Mi ha salvato solo la partita. Che ce l'ho fa con questo? Questo è il mio carry-on, no? Perché non funziona? Chi me l'ha rotto? Chi me l'ha rotto che gli spacco la faccia? Chi me l'ha rotto? Oh, merda miseria! L'ho visto!
L'ho visto, eh! Era la sagoma di un cappotto, l'ho visto! Ma perché? Perché faccio sti giochi? L'ho visto! Era una sagoma di un cappotto! L'ho visto! Ti prego! Apri! Cos'è sto disegno? Bello! Bello incoraggiante! Assolutamente sì. Ok, va bene. Sì. Ok, va bene. Sì! D'accordo. C'entra tua madre là! C'entra tua madre qua! Oddio, no raga, no, ma perché mi devono fare queste cose? Perché? Perché mi tocca fare queste cose? Oh no! Eccomi qua. Bello sto posto. Almeno è illuminato, anche se dà una luce tetra e inquietante, ma almeno è illuminato. Va bene raga, allora direi che anche per oggi abbiamo vissuto abbastanza angoscia. Può andare bene così. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione e un budoscio a tutti ragazzi. Ciao. Vi ricordo ragazzi che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni e il sito digital24.it dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.